Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi è una giornata pienissima di sole e sono super contenta perché sto per iniziare una nuova collaborazione con Airbus. Voi sapete che in realtà non ho mai smesso di collaborare con loro e non ho mai smesso di utilizzare i loro prodotti da febbraio del 2020, quindi è passato quasi un anno e i miei capelli, come potete vedere, sono più belli che mai. Io sono contentissima, mi hanno ricontattato infatti per collaborare, insomma, per parlare di un nuovo progetto e per aderire alla nuova campagna dei loro nuovi prodotti. È la collaborazione che in 6 anni di YouTube, cioè è l'azienda con cui ho collaborato che in 6 anni di YouTube è stata veramente la migliore in assoluto per quello che, diciamo, sono stati i risultati, per la credibilità dell'azienda, per la fedeltà dell'azienda e anche il mio responso, quindi, a ciò, e soprattutto per la gentilezza con cui trattano, perché non so se lo sapete, ma in realtà un sacco di aziende trattano i creator come se fossero quasi obbligati a rispondere sempre positivamente alle loro richieste di collaborazione, cioè come se ti stessero facendo un regalo addirittura, e spesso non ti pagano nemmeno. Io ho fatto un sacco di collaborazioni, e sarò onesta, che mi garantivano, diciamo, come regalo, tra virgolette, delle robe che mi servivano nella vita reale, tipo ho fatto una collaborazione con dei cappotti, perché dei cappotti comunque mi servivano, e piuttosto che comprarli me li sono fatta regalare per pubblicizzarli. Mi sono trovata bene, quindi sono stata felice di pubblicizzarli. Non mi hanno pagata, però comunque vi giuro che mi hanno trattata proprio con superficialità, tipo, il video doveva uscire alle 2, sono le 2 e un quarto, dov'è? Non lo vedo, quando in realtà io ero a un funerale quel giorno, quindi onestamente il video era l'ultimo dei miei problemi e dei miei pensieri quel giorno, quindi insomma ci trattano un po' di merda. Adesso mi siedo qui. Come va la vita? Oddio, non si vede nulla così, mamma mia. Allora, l'altro giorno ho fatto un Q&A e ho ricevuto delle supposizioni anche su di me per un altro video e ho notato che c'era una cosa ricorrente, cioè il perché io non bevessi alcol. Allora, io in realtà non sono astemia, però volevo fare un video su questa tematica, perché in realtà è molto pressante nella mia vita questa cosa, quasi come se fosse un problema. Intanto partiamo dal presupposto che io non amo l'alcol, quindi non lo bevo a tavola, quasi mai. I miei genitori sì, lo bevono tranquillamente, anche mio fratello, non a tavola, però, cioè, quando gli va lo beve. Io no, non lo bevo a tavola, non lo bevo fuori a cena, non lo prenderei tipo mai al ristorante, mai e poi mai. Non bevo super alcolici, tantomeno. Mia mamma è bravissima a fare il liquore alla liquirizia, il limoncello, che qui in Calabria vendo dei limoni, bermotti, cose, è super famoso il limoncello, e mia mamma lo fa al bacio, ma io non bevo niente di tutto ciò. Ora, fino a una certa età era, per una piccolissima percentuale di persone, tipo per gli adulti, wow, sei una ragazza da prendere come esempio, tipo quando avevo 16-17 anni, no? Sei veramente il top del top, sposati con mio figlio, wow, sei incredibile. E per gli adulti è sempre rimasta una cosa più o meno così, cioè nel senso che è una cosa buona che una ragazza non beva l'alcol, non so perché in realtà, però vabbè, mentre dai miei amici no, cioè nel senso dai miei amici veri non gliene fregava niente che io bevessi o no, cioè mi dicevano vuoi uno shotin o quelle robe lì, io tipo no, ok, ciao. Però per altri miei amici, per altri miei conoscenti è sempre stata una cosa strana. Ora, il vino e in generale l'alcol è un simbolo di convivialità. Su questo non c'è dubbio, veniva già bevuto ai tempi dell'antica Roma ed era proprio il simbolo della convivialità, del divertimento, dello stare insieme, di divertirsi sotto un punto di vista, diciamo, diverso rispetto alle solite cose che venivano fatte per divertirsi a quei tempi, e più o meno nella storia si è evoluto come tale, è sempre rimasto più o meno quindi quel simbolo di convivialità, quasi come il cibo praticamente. Ora, cioè, ci sono due poli che vorrei affrontare. Il primo è il bere l'alcol tipo vino, l'altro è il bere super alcolici e l'altro ancora, anzi sono tre, è ubriacarsi. Allora, intanto io non mi sono mai ubriacata nella mia vita, perché non mi piace perdere il controllo. Quando ho subito l'operazione al seno avevo
seriamente più paura di perdere il controllo di me stessa piuttosto per l'anestesia, piuttosto che per l'operazione in sé, e avevo veramente una paura terribile di perdere il controllo. Io in generale ho sempre paura di perdere il controllo, infatti sto cercando di controllare la mia ansia perché a volte mi fa perdere il controllo e questa cosa mi manda in bestia, quindi non mi ubriacherei mai e non l'ho mai fatto. Poi bere super alcolici semplicemente mi fa schifo, non mi piace, mi dà la nausea, l'odore. Ho bevuto una volta nella mia vita in discoteca, l'unica volta che sono andata, un super alcolico che era l'Angelo Azzurro e mi ha fatto vomitare, sapeva di zucchero mischiato a qualcosa che era andato a male, faceva schifo. Io odio l'alito delle persone dopo che hanno bevuto super alcolici e quindi anche qui l'ambito super alcolici viene chiuso, ecco. Il vino spumante è bollicine, diciamo, no? Non mi piace chissà quanto. Il vino rosso mi brucia allo stomaco, non mi piace, anche se mi piace molto l'odore, e mi piace solo in determinati tipi di situazioni, tipo quando mangio carni magari molto forti, tipo di cinghiale, e allora quel mezzo bicchiere di vino lo bevo, ma solo se sul tavolo e solo se mi dicono bevi un po' di vino, e allora lo bevo. Il vino bianco invece già mi piace un po' di più perché è più leggero, quello frizzantino ancora un po' di più, ma lo bevo tipo uno o due volte l'anno, appunto quando mi invogliano a berlo, quando mi dicono bevi il vino, dai, per buon augurio, quelle robe lì. Lo spumante invece mi piace, quindi quando c'è lo bevo tranquillamente, però ovviamente capita solo alle evenienze, a qualche situazione di compleanno, di festeggiamento. E questo video viene fatto più che altro perché io non capisco la stranezza e soprattutto non sopporto chi mi costringe, cioè vorrebbe costringermi a bere per forza. Non l'ho mai sopportato già quando avevo 14-15 anni e mi dicevano dai, ma che cosa, ma perché sei strana che non ti piacciono queste cose, mamma mia sei vecchia. Io non lo faccio per una questione etica, lo faccio perché non mi piace, non mi piace il gusto, non mi piace il sapore, non mi piace l'alito che poi rimane di alcol. È una roba per me oscena, sempre sto parlando di superalcolici e alcol molto forti, no? Grappa, rum. Mentre appunto per il vino semplicemente non mi piace, mi brucia lo stomaco, non mi va il vino rosso. Le uniche cose che appunto mi piacciono sono il vino bianco frizzantino e lo spumante. Appunto, oltre a parlare della stranezza, io non so perché c'è questa credenza, quest'usanza del dover convincere una persona a bere per forza del vino. E bevine ancora, e bevine di più, e forza perché non lo bevi, e bevilo per buon augurio. Io queste persone non le sopporto, le cancellerei dalla faccia della terra, lasciatemi stare, non lo bevo, devi essere contento, ce n'è di più per te, bevitelo tu questo beneamato vino. Io l'unica volta, diciamo le uniche volte che bevo il vino quando proprio non mi va, pur non andandomi, è quando tipo c'è qualcosa da tipo brindisi e allora vabbè, però anche lì a volte non mi va, quindi perché mi devo forzare? Semplicemente proprio non mi piace da accompagnare col cibo, non mi piace da accompagnare col pesce, non mi piace, ok? Non mi piace l'alcol. Dunque, questo era un po' un video sfogo, ma anche un video risposta a tutte le persone che mi dicono sempre: ma perché non bevi questo? È buonissimo, per buon augurio, ma assumo un mezzo bicchierino, ma che cosa vuoi che ti faccia? Come se pensassero che io non mi bevo quel dito di vino perché mi ubriaco. No, o perché non mi voglio ubriacare, in realtà è semplicemente perché non mi va, non mi piace il sapore. Certo, che ne so, vado dai miei zii e Natale mi dicono beviti un goccino di vino se lo vuoi, io gli dicono grazie, ok, c'è la Coca-Cola se vuoi, sì, Coca-Cola, e io lì sono iper mega super ultra power felice. Sarò strana? Non lo so, sono semplicemente una persona a cui non piace l'alcol. Detto ciò, amici, grazie per aver visto questo video sfogo sull'alcol. Ho un problema con l'alcol, va bene? Bene, voi sicuramente il 98% delle persone non ce lo avrà, gli piace l'alcol, ok? A me no. Fine.